San Valentino Torio e San Marzano fanno squadra e riescono a portare sui propri territori 5 milioni di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È notizia delle ultime ore lo storico accordo tra i comuni limitrofi con il quale si è stipulato un protocollo d'intesa al fine di poter mettere a disposizione della città i fondi a disposizione del bando Rigenerazione Urbana. Una scelta, quella presa dai sindaci di San Marzano Carmela Zuottoli e di San Valentino Torio Michele Strianese, per stretta necessità, visto che il requisito fondamentale sottolineava come per attingere dei fondi bisognasse rappresentare una cordata di comuni oltre i 15.000 abitanti, cifra superata abbondantemente. È stato siglato un accordo, si può dire, molto importante e storico, sperando di accedere poi al finanziamento. Nella stessa giornata del 22 marzo, in Consiglio Comunale, sia a San Marzano che a San Valentino Torio, è stato approvato l'accordo di convenzione e quindi ci siamo candidati a questo progetto per la rigenerazione urbana per ben 5 milioni di euro. La parte politica è stata presente, ha attivato quello che bisognava fare, speriamo che adesso la fortuna ci aiuti. Da soli non ce l'avremmo fatta, né noi né San Marzano, che abbiamo entrambi più o meno 11.000 abitanti. Per arrivare a oltre 15.000 ci siamo associati, anche per contiguità territoriale, abbiamo le stesse problematiche sociali, abbiamo un fenomeno di marginalizzazione, diciamo, all'interno del centro storico. Abbiamo un tessuto di migrazione molto simile e quindi abbiamo puntato, diciamo, su una rigenerazione urbana del centro storico che può riammagliare i due centri e soprattutto dare risposte simili a quelli che sono i fenomeni di marginalizzazione, immigrazione, integrazione sociale, che vogliamo appunto con questo progetto di rigenerazione urbana cercare di migliorare.